Beh, due cose rapidissime. La prima, l'Italia è stata promotore al G8 dell'Aquila di un incontro tra i grandi leader del mondo con i leader dell'Unione Africana per un nuovo impegno dei paesi sviluppati nei confronti dell'Africa e soprattutto dello sviluppo dell'Africa. Secondo, noi siamo stati promotori al G8 cooperazione di un nuovo concetto di cooperazione allo sviluppo, quello che è stato spiegato da Malservizi, cioè ci vuole un approccio complessivo, non solo aiuto, trasferimento di fondi, ma commercio, integrazione, fattore umano, cioè tutto, colpire tutto un insieme di condizioni che determinano un processo di sviluppo. Il problema, guardi, è di regolare e organizzare i flussi. Noi non possiamo lasciare che i flussi siano gestiti selvaggiamente, anche in relazione a coloro che devono e aspirano a entrare in un mondo che li aiuti a sopravvivere. Noi dobbiamo regolare insieme con i paesi di provenienza i flussi e dobbiamo anche preparare in loco, al punto di partenza, le persone che arrivano per rendergli meno traumatico l'inserimento in un mondo radicalmente diverso. Il nostro non è un approccio negativo, è un approccio che vuole in sostanza gestire in modo più umano i flussi che avvengono. Noi abbiamo tenuto lunedì a New York un seminario alle Nazioni Unite insieme ad Alliance for Civilization e a tutte le agenzie dell'ONU sul tema della città interetnica, del problema dell'integrazione, della cooperazione, del lavoro comune, della partecipazione degli immigrati al contesto della città umana. Questa è la nostra visione. Grazie mille. Grazie.